Finalmente ci siamo riusciti, il puttaniere nazionale se ne è dovuto andare e se ne è dovuto andare nel modo peggiore, direi. Il merito è dell'Europa in questo caso, perché se non c'era un intervento deciso dell'Europa e in particolare di quella che il nostro La nostra disgrazia nazionale ha chiamato culona inchiavabile, che ha deciso invece di inchiappettarsi a dovere e giustamente questa sorta di persona che ha sempre fatto il suo interesse personale, ha sempre privilegiato se stesso e il suo interesse all'interesse pubblico e ci ha ridotti in questo modo dentro e fuori il nostro paese. Se non fosse stato per questa signora decisa e determinata, che è appunto la Angela Merkel, noi ce l'avremmo ancora e ce lo saremmo dovuti purtroppo sciroppare fino al 2013 con danni ancora peggiori di quelli che ha causato fino ad ora. Quindi è grazie proprio all'Europa, in questo caso in particolar modo a Germania e Francia, che Berlusconi ce lo siamo tolto di giro finalmente. Anche Napolitano ha fatto la sua parte e l'ha fatta bene, perché io sono convinto, al di là di quello che lui dice, che non è assolutamente attendibile e credibile, come del resto tutte le cose che ha detto da 18 anni a questa parte. Napolitano lo deve aver messo ai ferri corti. Dal momento che Monti era già un po' che stava, tra virgolette, montando la sua candidatura, quindi significa che se ne parlava e significa che Napolitano sapeva, io credo ha aspettato il momento in cui lui era più debole, nel momento in cui Berlusconi era al massimo la sua debolezza politica, per fargli chiaramente un discorso chiaro e metterlo di fronte a un opt-out. O te ne vai, o altrimenti sono costretto a fare in modo che tu te ne vada e te ne vada molto peggio di come ti lasciamo uscire, di come ti lascio uscire. Perché il fatto che poi Berlusconi sia andato a dire sì, mi dimetto, però prima voglio l'approvazione delle cose che l'Europa ci ha chiesto, è una via di uscita che Napolitano ha lasciato a Berlusconi per evitargli un'umiliazione ancora peggiore di quella di doversi dimettere. Quindi di questo non possiamo che essere soddisfatti. Quello invece di cui dobbiamo preoccuparci è che le misure che sono state chieste all'Italia sono misure impopolari, sono misure che vanno a colpire ancora una volta prevalentemente i lavoratori dipendenti e la parte più debole del paese, ma soprattutto quello che più fa arrabbiare è che sono misure che non riusciranno a determinare una crescita vera, perché vanno a coprire il debito che le banche tuttora hanno, cioè la famosa bolla speculativa è ancora dentro il corpo delle banche e prima o poi dovrà uscire con un'enorme cureggia e ci riempirà non certo di aria balsamica. E quindi quello che fa più rabbia è che noi andiamo al momento a pagare, a continuare a pagare il debito che le banche hanno e che noi non abbiamo contratto. Poi c'è il nostro debito pubblico che dobbiamo cercare di arginare e controllare anche quello. Quindi siamo in una situazione non buona, siamo in una situazione che lascia prevedere ulteriori danni
a noi lavoratori dipendenti. Speriamo che Monti riesca a fare almeno in tutto questo le riforme impopolari e riesca a fare la famosa patrimoniale. Staremo a vedere.